che si è verificata ad ottobre del 2009, la famosa, purtroppo, tragedia di Giardini Scala Zanclea. Perché parlo da lì? Perché quello è proprio un esempio di come la pubblica amministrazione non riesce a stare attenti non solo di quello che è la trasformazione climatica, ma anche di come mai la pubblica amministrazione riesce a stare attenti delle esigenze della competitività del sistema produttivo. Nel caso specifico, cosa si è verificato? Una situazione che in termini proprio di già metamorfosi topi, cioè che già si vedeva l'opera che stava per modificarsi, e quindi un costone che stava ormai per crollare, ma nel frattempo era 4 anni che si attendeva che la pubblica amministrazione, con le misure previste del regolamento per il piano di assetto idrogeologico, censisse quell'area da zona normale, qual era la zona dal punto di vista idrogeologico, quindi anche ad avere la fase preliminare per accedere poi ai finanziamenti e intervenire. Nel frattempo c'è stata una tragedia, sono morte 40 persone, il sindaco da quando è stato messo sotto inchiesta per omicidio colposo, poi è uscito ovviamente, ci sono stati 10 anni di indagato giudiziario. Posto che noi abbiamo messo, entrando nel merito, pezzo dell'argomento, quelli che erano gli elementi tecnologici per monitorare un territorio. E quindi a un certo punto abbiamo proposto di palle perché avrebbero configurato in quel determinato territorio già un rischio che ogni giorno, o per il che si andava sempre più aggravato. Cosa avrebbe potuto fare il sindaco? Perché ve lo dico? Perché c'è un problema di fondo, che poi è quello pratico che esce dall'esperienza che ho amministrato. Io ho il quinto comune che amministro, quindi è ovvio che oggi rappresento un po' la Treccani, da quelle che sono o gli ambienti che vai a trovare tra Marmonti e quant'altro, che ho amministrato un comune di dimensione, un comune con tanti abitanti, un po' così 10.000 abitanti, una città metropolitana come Messina, che ho 140.000 abitanti, poi sono anche a fare il sindaco della città. Della provincia, 18 comuni, ora da Bologna, quindi ho veramente un'esperienza che mi porta ad affermare un primo elemento. La tecnologia diventa fondamentale in una strategia per ci mettere nelle condizioni di poter affrontare vari fenomeni, dai vari intelligenti che possiamo mettere in città, così controllare il fenomeno della sicurezza urbana, quello che è il caso della trasmissione della provincia, eccetera. Però cosa ascolta? Cosa manca? Manca la mia legge, l'aspetto pratico, di che riguarda quello che si dice, ma manca parallelamente una progettualità di carattere generale che tutto questo ordinatore rispetto a quelli che sono piani urbanistici generali, cioè dovrebbe esserci un modo di una strategia di pianificazione che si collega all'obiettivo di smantizzazione delle città. Perché? Facciamo anche l'esempio il monitorare corrente piuttosto che quelli nominati che si erano 70, per esempio, e chi ci passava prima sotto. Ma posso anche che viene monitorato e bisogna intervenire e spostarli. Dalle cattedre, dalle cose più banali, perché tutto quello che si sta verificando è vero che c'è una situazione di carica da cambiare, ma è anche vero che l'autorizzazione e l'urbanizzazione ha causato costi di gestione che rispetto alle attività obbligatorie necessarie che piano si dovrebbero fare assolutamente un accanto la verifica del sottopassaggio, impedire magari che in una condotta di albergare che ci passa poi la condotta che me la tagli in due, perché anche di questo abbiamo trovato di non so, un cavo elettrico, faccio l'esempio, non avete quadro dei sottoservizi, anche hanno stato obbligatorio intervenire e dare anche questo in un comune. Noi non sappiamo quando ci inseriamo cosa c'è sotto i nostri piedi, dove passa la rete fognaia, dove passa l'acqua, dove passa la condotta elettrica, quella di, piuttosto che la diffusione dati. Se tutti questi strumenti non vengono implementati in una strategia,
si riesce poi a far andare ai tempi delle risultanze della tecnologia una pubblica amministrazione. E vi apprego anche la questione del sito, perché il sito, che io definisco un po' questa lista di frontiera, un giorno cammina sulla filo di libero, sulla vanta di solito. Deve stare attento tra commissione e l'Unus. Tra l'Unus e commissione, dico io che sono recidivo, non se ci facessi per me stesso che censurato, anche qui posso dare molte spiegazioni di come poi un sindaco si ritrova schiacciato dalla commissione degli altri, ma intanto, siccome tu sei la massima autorità locale in materia di sicurezza, anzi di protezione civile, e quindi nel perché, è semplice, perché quando c'è un brava genia, il primo che va a peccato è il sindaco, perché lui è la massima autorità locale in materia di protezione civile. E quindi si vorrà il problema di cosa doveva fare in quel ruolo e di cosa non ha fatto. Quando noi a un sindaco mettiamo in un certificato asseverato che ci sono i torrenti combinati da svuotare piuttosto che le capitoli da svuotare, e lo vede ora in tempo reale perché abbiamo un sistema di monitoraggio, ma non ha le risorse per farlo. Se succede la tragedia, se è andato per la sua posizione, mi sembra strano. Cioè, quello che noi in questo momento, per le intenzioni costruttive, non voglio fare il disfattista, ma per essere chiari, quello che facciamo l'amministrazione, la differenza tra un sindaco e un politico, un deputato, una doppia vestitiva, questa doppia valenza, che l'amministratore non si scontra quotidianamente con fatti specifici che deve risolvere. Non ha il tempo di chiacchierare e basta, perché nel frattempo diventa molto da tutti quello che significa. Ora, un processo del genere è ovvio che avrà una posizione paradossalmente del sindaco, e quindi o la pubblica amministrazione cambia la strategia e anche i fondi che vengono riservati a trasferire alla pubblica amministrazione, ma anche nella propria, con un vincolo ben preciso, non c'è un indirizzo in tal senso. Guardate che non si arriverà, non si andrà da nessuna parte, perché ufficializzeremo e certificheremo e assegneremo tutte le criticità che ha un contesto, ma gli strumenti per intervenire ci sono. E non è che ci non sono, che poi che faremo tutte le comuni sottopassi, impediremo di passare sui torrenti combinati, cosa faremo poi? Quando ci troveremo anche con una restituzione a tutti gli effetti della situazione della quale stiamo parlando, delle quali si parla. Allora va cambiata la logica. Poi va da sé che un peccato a tavolino, qualcuno che si passava il tempo nel cancellare i crediti di un po' di contribuenti. Vedete, quando io stringo un po', stringo un elefante nella cristalleria, perché non vado a guardare le uscite, vado a guardare le entrate sempre in bilancio, e quindi comincio a cercare di capire come stanno le cose. Poi tavolino che sta a dire che avesse sottoreato la figurata, no? E quando chiedo qual è la metodologia, anche questo è un momento attinente a te, ovviamente, per mandare gli avvisi di accertamento agli evasori. Questo è capitato una volta, ho anche un serio avversino, un dirigente dei Comuni, il quale, quando mi sono insegnato, ha fatto vedere che aveva mandato 2000 avvisi di accertamento. Peccato che tra i evasori reali erano circa 20.000, poi c'erano quelli fantasma, ma Catania era altrettanto, infatti anche Messina erano mai in dissesto. Abbiamo salvato che abbiamo informazioni diverse, ma dobbiamo partire da azioni diverse. Dal licenziamento di dirigente dai Comuni, quando non ha saputo spiegare come che credevo utilizzavano la mandarina di sinceramente, perché a 2000 sì e a 20.000 no, la chiamiamo la tecnica del panettone, perché è ovvio che ogni avviso di accertamento che non manda il cronato significa mandare in prescrizione. Noi ci troviamo di fronte alla versione di archivi, quella dove Carmiano vale 300-400 mila euro, Alberto per esempio, la mia solo vaso che vale 300-400 mila euro, sapete che non cominciamo a staccare l'acqua, ho ordinato su Amazon la cessoia e mi ha dato e stiamo staccando l'acqua a tutti gli effetti. Ora, perché ho citato questo argomento? Perché ovvio che una banca dati
gestita da una persona da funzionario che non è ovviamente condivisa e quindi in un ambiente terzo, quindi sistema cloud, si parla liberamente di molti veloci di fenomeni anche politici. Ecco qual è anche l'aspetto che ci viene a sottolineare. Ecco, per farvi capire il quadro patologico ce l'abbiamo ben chiaro su tutti i fronti. E potrei continuare anche con questo comparato. Io ogni tanto per verificare se negli uffici le risorse umane erano sufficienti, perché poi si lamenta sempre, no? Improvvisavo con il pallottoliere in quel caso, ma l'abbiamo detto, si chiama Sindaco Repregatti, poi ne parleremo, ci siamo accostati proprio in Taormina, sì, però esattamente, dove implementiamo tutta però l'esperienza che abbiamo fatto. Spesso mi capitava, per esempio, no, qualche ufficio si lamentava per il personale, andavo per esempio alla biblioteca, andavo lì, dico, mi presto un libro, controllavo dopodiché operazione interna, te lo sto restituendo, controlliamo quanto è impiegato per restituirlo, bene, prendiamo tra virgolette il registro di quanti erano crediti, questi dai dati all'istituzione X per Y, più caffè, più per fare la BD, più l'IVA, fa tanto. Tanto significa che in ore uomo basta una persona, siete in 3, siete in 4 ed ecco come poi vai a fare un discorso. Un controllo di gestione già del genere, fa parte della strategia legale. Il sindaco permette risparmiare di andare lì a fare così lo sceriffo. Il prossimo libro che scriverò si chiama il sindaco sceriffo. Ora ne uscito uno che davvero tutto è successo per la mandatoria, andando a preparare. Che racconta esattamente delle metodologie. Noi abbiamo utilizzato il tempo per arrivare a fare cose esattamente per poter al meglio gestire un comune e impostare dei sistemi di monitoraggio e controllo. Questo ovviamente se lo facciamo con il progetto del sindaco replicabile, io la mattina prendo un tasto e controllo quanti di qui sono stati dati nella libreria, ma non solo. Se io l'ho implementato già relativamente come si fa, qual è il momento per fare l'operazione? E anche avere, come ho detto, il mio piccolo sistema. Andiamo a parlare degli esempi, perché qua già siamo fuori dalla media che tu hai stabilito, se dobbiamo parlare con i livelli di vita e quant'altro. Quindi chiudo perché non mi voglio annoiare con altri esempi. Benvenga ovviamente tutto ciò che può semplificare e può consentire anche un risparmio gestionale, perché ovvio che poi tutto quello che abbiamo detto sono anche enormi risparmi che nella pubblica amministrazione, quindi in gestione corrente, vanno calcolati e vengono utilizzati obbligatoriamente. In questo ci sono dei piani già stabiliti, che hanno citato, che prevede delle tappe, manca però parallelamente quell'aspetto di cui io vi ho parlato. E essendo noi uffici ufficiali, noi sindaci, quando ci troveremo bombardando donna le informazioni corrette, attenzione, noi stiamo parlando e non abbiamo gli strumenti per agire, perché questo alla fine si tratta di rischio, e che questa vicenda paradossalmente possa diventare un problema. Quindi la politica oggi, oltre a sostenere quella che è la strategia di smantellazione, anche digitalizzazione, deve anche porsi il problema della restituzione di questo sistema e ovviamente implementare la modelli organizzativi della pubblica amministrazione e anche ovviamente creative risorse deve riuscire ad andare alla stessa velocità della strategia. Quindi siamo a parlare. Grazie.